Giuseppe, una serie missione compiuta, avete adesso 5 punti sulla terza, una partita è forse difficile da preparare più mentalmente e tatticamente, insomma, di quanto potesse essere dal punto di vista tecnico. Sì, era da entrare subito, diciamo così, con la cattiveria e l'agonismo giusto, perché sapevamo che loro magari potevano venire un po' spregiudicati perché dovevano rimontare, ecco. E sotto questo aspetto diciamo che la squadra si è comportata molto bene. Anzi, la Gina forse è iniziata un po' troppo prudente, praticamente con una sola punta, e poi ha inserito a metà tempo due giocatori con vocazioni più offensive, e insomma avete anche dovuto cambiare modulo anche voi, un po' adeguarvi a partita in corso. Sì, no, ma ripeto, siamo tutti pronti a modificare comunque sia l'assetto tattico, ma quello che conta è sempre il risultato finale, ecco. Adesso vi aspetto un Tour de Force, anzi sabato col Crotone e martedì a Livorno. Ecco, questa partita vi ha stancati come fosse una partita intera, o possiamo dire insomma che magari lo sforzo quantomeno fisico può risultare dimezzato quasi? Sì, è diverso da una partita da 90 minuti, però è chiaro che bisognava dare tutto subito e dare il massimo per cercare di ottenere o incrementare il vantaggio che avevamo. Possiamo sperare che questa possa essere la fuga vera. Tante volte siete andati vicino a prendere un certo margine sulla terza, ad esempio prima di Modena, adesso questo margine ce l'avete, anzi sabato può essere implementato. Sì, sicuramente, questo è sicuro, ma mancano ancora 7 partite se non vado errato, quindi è giunto il momento di spingere sull'acceleratore e guardare avanti, ecco.